Benvenuto al presidente dell'OPI, l'Ordine degli Infermieri, Fausto Sposato di Cosenza. Presidente, partiamo da questa cassa integrazione per i colleghi delle strutture private. Sì, partiamo da questo. Noi siamo molto vicini ai colleghi che in questo momento lo stanno vivendo sicuramente un buon periodo, sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista umano. Ci sono colleghi che in questo momento sono in cassa integrazione, c'è il DPCM che lo consente di alcuni gruppi imprenditoriali di imprenditori della sanità e sono a riposo a casa, ma sicuramente non è una bella situazione anche da un punto di vista emotivo, insomma, e professionale. Sono colleghi che in questo momento stanno vivendo all'interno di un dramma, un ulteriore dramma. Finalmente una buona notizia è che invece stanno effettuando, dovranno effettuare i tamponi a tutto il personale sanitario, però mi pare di aver capito che ciò non basta. Mi pare di aver capito che mancano ancora i DP per voi infermieri, giusto? Giustissimo, noi l'abbiamo detto quando, in tempi non sospetti di fare prima di tutto i tamponi agli operatori sanitari, in modo intanto da avere chi assiste in buona salute, che è la cosa più importante, perché altrimenti viene a cadere il sistema completamente. È vero, la governatrice Santelli ha fatto un'ottima cosa promuovendo questa iniziativa, che va benissimo, però questo non vuol dire che tutti gli infermieri, tutti gli operatori, ci mancherebbe, non devono essere forniti dei dispositivi di protezione individuale necessari, perché ricordiamoci che il tampone è un momento anche, diciamo, piuttosto breve, nel senso che io posso anche essere negativo oggi, potrei essere positivo domani, se non sono attrezzato per lavorare in sicurezza. La sicurezza è sia per gli operatori sanitari e sia per i pazienti, per tutti quelli che ci vengono a contatto. Quindi ben vengano i tamponi, ma sicuramente non è questa la soluzione. La soluzione è quella di dotare tutti gli operatori sanitari dei dispositivi di protezione individuali, quelli necessari e quelli a norma. Da questo punto di vista, se posso aggiungere, noi come ordine professionale abbiamo fatto un ordinativo con dispositivi di protezione che dovrebbero arrivare a giorni e che doneremo come ordine professionale ai centri Covid e a tutte le parti dell'emergenza urgenza che in questo momento sono realmente in sofferenza. Noi siamo vicini ai colleghi, come ho detto prima, siamo vicini e vogliamo veramente stringere un abbraccio ai colleghi della sanità privata che stanno vivendo un dramma all'interno del dramma. Siamo vicini ai colleghi e li stringiamo in un unico grande abbraccio virtuale, naturalmente in questo momento, ai colleghi che sono in prima linea, ma a tutti gli altri colleghi, per il fatto di essere in prima linea non vuol dire che siano quelli maggiormente esposti, visto tutti i positivi asintomatici che ci sono in circolazione. Parliamo anche dei bandi, dei cosiddetti bandi di reclutamento. Stiamo vedendo annunci in questi giorni che si cercano infermieri. Può bastare tutto ciò? Allora, il fatto che come dire, si bandiscono delle manifestazioni di interesse è positivo perché vuol dire che ci danno ragione su quello che noi abbiamo detto in tanti anni, cioè sul fatto che mancano infermieri. Questo è un dato oggettivo che nessuno può negare, noi lo stiamo dicendo da anni, sembra che parliamo al vento, sembra che nessuno voglia ascoltare da questo punto di vista. È il reclutamento che è discutibile, nel senso che se si fanno delle manifestazioni di interesse interne, cioè vuol dire all'interno dell'azienda sanitaria, dell'azienda ospedaliera, beh, questo presuppone un altro paio di problemi. Il primo è il continuo sovraccarico su operatori che già lavorano, già sono sovraccaricati, vista l'esiguità delle risorse. Il secondo è la sicurezza degli operatori e dei pazienti e delle cure stesse. Sarebbe il caso in questo momento di fare una riflessione seria e portare, come dire, delle proposte di assunzione anche temporanee, ma non per il sistema, per il problema Covid, perché nessuno accetterà se non c'è come dire, una certezza nella durata. Si potrebbero fare degli avvisi di 6 mesi, per la durata di 6 mesi, rinnovabili qualora ancora questa tragedia dovesse perpetrarsi e dovesse continuare. Per cui, voglio dire, in quel caso il discorso sarebbe diverso, si darebbe la possibilità a tanti ragazzi di poter accedere, ragazzi che in questo momento cercano anche lavoro fuori e questo purtroppo è uno dei grandi mali della nostra sanità. Ma vanno bene tutte le forme di reclutamento, ma io ritengo che un avviso regionale su scala regionale da poter far stare tutti quanti tranquilli e poter dare delle risposte in tempi rapidi, solo per titoli, in tempi rapidi, a quelle che sono le esigenze di questo sistema e di questo momento storico che sicuramente non è tra i più felici. Poche battute ancora, qualche secondo. Abbiamo letto in un comunicato stampa dei giorni scorsi che lei parlava di un'incertezza dei percorsi Covid. Ci vuole spiegare davvero brevemente cosa consiste Noi, questa incertezza? Cioè dove si no. porta il paziente? Questo mi pare di aver capito. Allora, noi anche su questo abbiamo detto la nostra, però ripeto, noi sembra che siamo profeti, per cui poi dopo qualcuno
Forse ci sta ascoltando, non lo so, perché poi dopo, come dire, fanno quello che noi abbiamo suggerito, ma questo non ce ne voglia nessuno, non è una forma di narcisismo, ma è un ulteriore contributo e ci fa piacere come quello che stiamo facendo. Io prima di dire questo, però, voglio sottolineare veramente a tutti quelli che ci ascoltano e che ci guardano, che gli infermieri non faranno nessun passo indietro in questo momento, perché gli infermieri stanno a fianco dei pazienti, sia in questo momento, sia in precedenza e sia nel futuro, saranno sempre a fianco dei pazienti. Precisato questo, i percorsi Covid vivono un momento di incertezza. Noi abbiamo le strutture, secondo me, per creare dei percorsi Covid dedicati, evitando la promiscuità. Che vuol dire questo? Intanto ragioniamo su dove mandare tutte le altre emergenze, perché è vero che c'è un'emergenza Covid, ma non dimentichiamoci di tutte le altre emergenze, quelle cardiologiche, quelle traumatologiche, quelle chirurgiche, quelle neurochirurgiche, cioè voglio dire emergenze che sono sempre esistite. Per cui intanto cominciamo a individuare dove vanno queste emergenze che ancora ci sono e ancora esistono. Poi facciamo i percorsi Covid, ma percorsi che non devono essere promiscui, che non hanno nulla di promiscuità, per garantire effettivamente l'isolamento a questi pazienti, per garantire la sicurezza dei pazienti, dei parenti dei pazienti e degli operatori sanitari. Cioè, voglio dire, noi abbiamo le strutture, ci sono strutture chiuse, strutture che sono disponibili e danno la disponibilità di posti letto, perché non utilizzarli? Perché chiedere aiuto sempre e comunque al privato? Va bene anche il privato, ma quando il pubblico non mette più nulla a disposizione o quando il pubblico è saturo, altrimenti nel sistema e nel pensiero di qualcuno c'è qualcosa che non va. Benissimo, grazie. Ringraziamo il presidente dell'OPI di Grazie a Cosenza, voi. oltre che membro del direttivo nazionale Fosso Sposato. A presto e a breve per una Grazie a nuova voi, un abbraccio a intervista. tutti gli Grazie infermieri e anche a voi per la giusta informazione che fate, perché anche questo è un aspetto importante. Fare giusta informazione e avere le forme, avere, come dire, forme attendibili e siti attendibili, informazione attendibile. Questa è la cosa più importante. Quindi grazie anche a voi.